Nell'arte medica. A Fermo si è svolto un convegno con medici e giornalisti sulla corretta informazione scientifica al tempo del web e su come sta cambiando la comunicazione tra medico e paziente. Roberta Balzotti. Da un lato l'informazione medica tradizionale, giornali, radio, TV, stampa specializzata. Dall'altro quella sul web, siti, blog, social network, banche dati, con maggiore facilità di accesso e immediatezza, ma che pone ancor più il problema del controllo della correttezza scientifica del contenuto. Su questi temi si sono confrontati medici, chirurghi, odontoiatri e giornalisti in un convegno al Teatro dell'Aquila a Fermo dedicato alla comunicazione nell'arte medica. È stata evidenziata la necessità di strumenti per aiutare non solo i pazienti, ma gli utenti in generale a distinguere tra le notizie che circolano in rete e le reali fonti scientifiche. Come si rapporta quindi oggi un medico con un paziente? Da una visione paternalistica del rapporto medico-paziente, adesso il paziente vuole essere sempre più informato e bisogna condividere il percorso di cura e garantire i risultati. Le informazioni vengono, l'83% che si sono già informati attraverso i social network, per cui poi alla fine, appunto, questa è la sfida che abbiamo, quella di dedicarci di più alla comunicazione. In un mondo in cui l'organizzazione è sempre più tecnicizzata, dobbiamo invece recuperare proprio quello che è il rapporto fra il medico e il paziente in termini di dialogo e di colloquio. È la prima volta che stiamo tentando di creare una stretta collaborazione anche con i giornalisti, proprio per cercare di unificare un po' i linguaggi e di dare comunque una informazione corretta, perché comunque quello che preme è la salute del cittadino. Al Teatro dell'Aquila di Fermo, la